Buongiorno ragazzi, allora continuiamo col nostro argomento di biologia che riguarda le tecniche genetiche, nello specifico il DNA ricombinante. La tecnologia infatti del DNA ricombinante è una tecnica che viene utilizzata dai genetisti e che consiste nel prelevare dei segmenti di molecole di DNA modificate per poi inserirle in nuove cellule, come ad esempio le cellule batteriche, oppure in vettori, cioè i plasmidi, virus e trasposoni, ad esempio. Questa tecnica del DNA ricombinante permette di trasferire appunto questi frammenti di DNA che non appartengono anche alla stessa specie a cui vengono somministrati, diciamo, ma possono essere ad esempio frammenti umani inseriti in plasmidi batterici. A livello concettuale, questa tecnologia si basa su dei criteri che sono abbastanza semplici. Questi criteri quali sono? Allora, è chiaro che i segmenti di DNA devono essere piccoli per essere analizzati e manipolati. Io non posso pensare di manipolare un intero genoma, ad esempio umano, ma devo pensare di prendere, di analizzare solo dei piccoli tratti di DNA. Inoltre è necessario che una volta che li analizzo e li voglio manipolare, questi tratti di DNA li ottengo in elevate quantità, così che posso fare più esperimenti possibile su quel piccolo tratto, posso ricavarci la maggior parte in maggior quantità le proteine che mi servono, ad esempio. È necessario inoltre che la sequenza che noi andiamo a trasferire sia conosciuta. Quindi ci serve andare a riconoscere quale sia la sequenza nucleotidica che forma quello specifico frammento di DNA. È necessario anche riuscire a identificare i segmenti presi in considerazione una volta che dovrò andare a trasferirli. Ecco quindi che parlando di segmenti devo fare in modo di ottenerli questi segmenti da un DNA molto lungo. Come faccio? Attraverso delle proteine e degli enzimi, in questo caso, che si chiamano enzimi di restrizione. Enzimi di restrizione che cosa sono? Sono degli enzimi che sono di origine batterica e sono cioè delle endonucleasi, vengono normalmente prodotti dai batteri per difendersi, diciamo, dall'attacco di sostanze estranee, che sono in grado di riconoscere delle particolari sequenze nucleotidiche che sono lunghe circa 4-8 paia di basi, e queste sequenze nucleotidiche vengono definite siti di restrizione o sequenze di riconoscimento. Una volta che questi enzimi sono in grado di riconoscere la sequenza del DNA composta da quelle 4-8 paia di basi, allora questi enzimi riescono a tagliare i legami che sono interni alle catene del DNA e funzionano come delle vere e proprie forbici molecolari. Per cui questi enzimi vanno a separare il filamento del DNA, diciamo, parte del filamento del DNA, anzi meglio. Questi enzimi funzionano esclusivamente con il DNA estraneo al battere. Abbiamo detto, infatti, sono enzimi batterici, quindi funzionano andando a riconoscere quelle parti di DNA che non sono batteriche. Questo perché? Perché il battere è in grado di etichettare in un certo senso il proprio DNA attraverso un meccanismo che viene chiamato metilazione, cioè aggiunge dei gruppi metilici sul proprio DNA. Questo fa sì che nel momento in cui gli enzimi di restrizione scorrono tutto il DNA batterico, dove trovano dei punti senza metilazione, sanno che lì sono appunto quei punti da dover tagliare. Nel momento in cui noi abbiamo sezionato appunto la nostra sequenza di DNA, per riuscire a manipolare, ad analizzare questo DNA, dobbiamo fare un'analisi che viene chiamata appunto elettroforesi su gel. Questo processo ci permette di andare a separare i frammenti di DNA che abbiamo ottenuto in base alle dimensioni e alla carica elettrica del frammento stesso. Infatti, allora, l'elettroforesi su gel funziona in questo modo. Noi abbiamo un gel appunto di agarosio che è messo a contatto e posizionato tra due elettrodi, quindi un elettrodo positivo e un elettrodo negativo stanno all'estremità di questo gel agarosio. Su un lato di questi due, sul lato delle due estremità vengono creati dei pozzetti, cioè dei piccoli tagli in cui vengono depositati i nostri segmenti di DNA. Ora, nel momento in cui
gli elettrodi vengono attivati, si creerà una differenza di potenziale tra i due lati del nostro gel. Questo fa sì che, ad esempio, se, come nel disegno, abbiamo il nostro DNA messo sull'elettrodo negativo, le molecole di DNA tenderanno, che sono più negative, tenderanno a correre, a spostarsi verso l'elettrodo positivo. E quelle invece positive tenderanno a rimanere più vicine all'elettrodo negativo. Quindi un'iniziale separazione viene effettuata sulla base della carica di queste sequenze di DNA. Cosa succede inoltre? Che il nostro gel funziona un po' come un setaccio, quindi avrà dei pori, diciamo, che permetteranno meglio lo scorrimento di molecole piccole piuttosto che quello di molecole grandi. Per cui nel momento in cui attiviamo la corrente, le molecole piccole e cariche in maniera negativa nel nostro caso tenderanno ad andare più velocemente verso l'elettrodo positivo e questo creerà una separazione appunto delle molecole del DNA attraverso l'elettroforesi su gel. Continuando, scusate, sono tornata indietro, dovevo andare avanti, con la nostra tecnologia del DNA ricombinante vediamo che un'altra tecnica che invece ci permette di ottenere dei brevi segmenti di DNA, oltre agli enzimi di restrizione, è quella del DNA complementare o cDNA. E questo DNA complementare si ottiene a partire da un meccanismo utilizzato dai virus, che è appunto la trascrittasi inversa, l'enzima di trascrittasi inversa, che ci permetterà di ottenere appunto un breve tratto di DNA partendo da un RNA messaggero che funziona come stampo. Quindi noi andremo a prendere il nostro tratto di RNA messaggero, lo andremo a trattare con un enzima virale che è la trascrittasi inversa e andremo a formare un singolo filamento del nostro piccolo frammento di RNA messaggero a DNA. Questa nuova catena, appunto, a singolo filamento, ci funzionerà come stampo per ottenere poi la catena complementare e quindi DNA. Questa catena, diciamo, complementare viene usata appunto dalla DNA polimerasi batterica per creare l'intero filamento di DNA che a noi interessa. Quindi, come possiamo ottenere i due modi per ottenere questi piccoli tratti di DNA sono o tramite gli enzimi di restrizione batterici oppure tramite questo DNA complementare o cDNA. Continuando la nostra analisi sulle tecniche di ricombinazione genetica, vediamo che una volta che noi abbiamo ottenuto questo frammento di DNA che ci interessa, a livello di ricombinazione genetica, questo piccolo tratto di DNA verrà inserito in un organismo che può essere appunto di natura batterica. E questo organismo può essere detto vettore. Allora, se il vettore è batterico, è esclusivamente batterico, probabilmente sarà un plasmide, che ricordiamo essere un DNA circolare presente in buona parte delle cellule batteriche, che ha una replicazione totalmente indipendente da quella cromosomica. Nel momento in cui il plasmide viene replicato, però ci dà origine a delle copie identiche tra loro dello stesso plasmide che vengono dette cloni. Se nel plasmide abbiamo inserito il nostro DNA, avremo dei cloni anche del DNA che abbiamo estrapolato. Stessa cosa vale per la tecnica che utilizza il fago lambda, dove però il nostro DNA non è inserito in un plasmide batterico, ma è inserito all'interno di un fago, cioè di un virus che avrà il materiale genetico dentro il capside. Una volta che questo fago lambda, questo virus, attaccherà il batterio che noi andiamo a infettare, allora trasferirà il proprio materiale genetico, compreso il segmento di DNA che è stato estrapolato, e attraverso quello che è il ciclo lisogeno, diciamo, anche lì otterremo una replicazione batterica che conterrà allo stesso modo il DNA estrapolato attraverso le tecniche precedentemente descritte. Quindi sia il plasmide che il fago lambda sono due vettori che ci servono per ottenere dei cloni identici e multipli del DNA che è stato appena estrapolato. A che cosa ci serve tutta questa ricombinazione genetica? Allora, gli scopi di questa manipolazione appunto dei geni sono molteplici.
per lo più in maniera iniziale serviva per identificare proprio le sequenze nucleotidiche. Quindi questa manipolazione genetica di taglio del DNA è stata fatta per lo più per andare a capire quali fossero le sequenze nucleotidiche che formavano il DNA. Quindi ci è servito un po' per completare il progetto Genoma. Inoltre, la stessa identificazione di sequenze di DNA che codificano per una proteina importante per l'uomo, come ad esempio l'insulina, ci ha permesso di produrre insulina a partire da proteine umane. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che mentre precedentemente l'insulina veniva estratta dagli animali e veniva somministrata quindi su un uomo e l'insulina animale, in questo caso l'insulina viene prodotta con la tecnica della ricombinazione genetica usando appunto le tecniche precedentemente descritte. La stessa cosa avviene per i vaccini, può avvenire per i vaccini, infatti che cosa sono i vaccini? Sono l'inoculazione di virus o batteri che sono stati attenuati, uccisi o di parti di virus e batteri. Queste parti di virus e batteri molto spesso vengono sintetizzate attraverso le tecniche del DNA ricombinante in laboratorio e successivamente somministrate. Chiaramente sono quelle parti che all'uomo provocano soltanto l'attivazione della risposta immunitaria e che non danneggiano, non dovrebbero meglio danneggiare, diciamo, l'organismo stesso. Le tecniche ricombinanti, inoltre, possono essere utilizzate anche per effettuare dei test diagnostici per individuare delle malattie genetiche, perché attraverso gli enzimi di restrizione, ad esempio, noi andiamo a tagliare appunto quelle parti del DNA che corrispondono ad un'esclusiva sequenza che determina ad esempio una malattia genetica. Quindi test diagnostici che vengono fatti ad esempio nel caso diciamo delle gravidanze possono essere fatti attraverso questa tecnica della biologia ricombinante. Per il momento ci fermiamo, buon lavoro.